Ai ai ai, qui andiamo sul difficile, sul barzelletto, perché non me ne viene. Dai, vuoi che una candidata sindaca non sappia una barzelletta? No, però ecco. Dai. No, io non sopporto molto tanto le barzellette, c'è poco da ridere. Secondo me bisogna ripensare veramente a cosa significa oggi ripartire dal basso. I partiti non sono più in grado di farli, non hanno più una base da questo punto di vista, neanche cinghie di trasmissione che non siano meccanismi di potere. Da un po' di tempo nella politica italiana, e moltissimo soprattutto anche in questa città, si è perso l'ascolto dei cittadini. Una delle grandi critiche che mi è stata fatta è: ma è vecchia, ha i capelli bianchi, tutte serve, che è vero peraltro, me li sono fatti bianchi apposta. Io dopo essere andata in pensione, in realtà me ne ero andata via da Ravenna, ho fatto tante altre cose. Amo moltissimo leggere, scrivere, studiare. Mi occupo soprattutto anche di tradurre, che è una mia grande passione, più che di cucinare. L'attrice, vero? Hai fatto l'attrice? Sì, ho fatto l'attrice con Gerardo. Mi sono anche un po' occupata di mio figlio, che ormai, insomma, forse lui si occuperà di me. E poi mi sono sempre dedicata, ad esempio, anche a moltissimi sport. Io tiro con l'arco, sci alpinismo, arrampicata su ghiaccio, quindi tutti sport un po' estremi, canoa, insomma, no? Adesso mi sono sempre dedicata più ad attività esterne di questo tipo. Poi, quando si è cominciato a parlare di candidati sindaci e di nuove scommesse a sinistra nella città, diverse persone hanno cominciato a cercarmi, e allora ci ho pensato a lungo e poi ho deciso che comunque questa scommessa di una lista civica diversa dai partiti, che partiva dal basso, era una cosa molto interessante. Per cui io penso che le modalità di lavoro che abbiamo cercato di dare a Ravenna in Comune da questo punto di vista possano rispondere a un bisogno diverso. Io ci tengo molto a far vedere la mia squadra, la gente che lavora, lo staff, più che la mia faccia. E io sono più di 50 anni che colleziono gufi di tutti i tipi, ne ho tante migliaia. E su questa cosa qui si sono rischiate alcune ambiguità. Uno, appunto, il gufare di Renzi, alcuni l'hanno interpretato proprio così, insomma, no? Ma poi altri, sai cos'è anche? Hanno pensato tutte ste liste civette, fanno un gran casino tra civette e gufetti. Insomma, e sta diventando un po' un problema su alcune cose. Però, in realtà, io ho voluto metterci quella faccia lì perché è la mia. Eh sì, io sono molto notturna, soprattutto da quando non ho più gli orari dell'ufficio, ovviamente mi posso permettere altre cose. E quindi io di solito lavoro, scrivo, soprattutto studio fino alle 3, alle 4 di notte. Cioè, quando sarai sindaca? Toccherà alzarmi prima la mattina, certamente. Beh, comunque ho lavorato per 32 anni nel comune di Ravenna, quindi lo so che la mattina bisogna alzarsi presto. E credo sia molto importante mantenere comunque sempre alte dimensioni senza farsi soffocare ed assorbire, soprattutto da quelli che diventano giri di potere, no? Insomma, che ti assorbono tutta la vita. Secondo me lo fanno i sindaci maschi o le donne che vogliono emulare i sindaci maschi e comportarsi come dei maschi, cioè femminile, non biologico voglio dire, ma di teorizzazione. E, insomma, se una ci pensa, è proprio quello che comunque non si può esaurire la propria vita, le proprie relazioni, il proprio essere in una dimensione solo pubblica. Quindi è assolutamente importante, a mio parere, cosa che continuerò sicuramente a fare anche quando sarò eletta, altro nella vita, insomma, e quindi avere altri interessi. E invece l'importante, secondo me, è far crescere gruppi di giovani. Parlo di persone che comunque hanno una propria maturità anche intellettuale e personale, che possono dare dei grandi contributi alla città, ma che sono una fascia di età tra i 30 e i 40, ad esempio, in particolare, insomma. Dico, certo, mi faccio vedere nelle interviste, mi faccio vedere in giro, parlo con la gente, però credo che proprio il taglio del non protagonismo individuale sia molto importante.